Ciao a tutti, oggi si sono riunite in forma congiunta la prima e la quinta commissione per discutere della modifica da noi proposta al regolamento comunale in materia di apertura e gestione di sale giochi. Diciamo che la definizione di sala giochi comprende un'ampia casistica, un concetto molto ampio, in quanto appunto per sale giochi si intendono le sale pubbliche da gioco, ovvero locali allestiti per lo svolgimento di gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e di intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici o meccanici. In sostanza rimangono escluse dalla definizione in parola solo calciobalilla, tennis da tavolo, biliardi, giochi da tavolo, gioco delle carte e similari. La questione in esame è molto importante perché la ludopatia è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi. E purtroppo il numero di persone affette da questa patologia è fortemente in crescita. Quindi noi dell'amministrazione vorremmo apportare modifiche sul regolamento comunale per arginare questo disastroso fenomeno. Le modifiche al regolamento comunale, inoltre, si rendono estremamente necessarie ed anche abbastanza urgenti per uniformarci, adeguarci alla legge regionale 57 del 2013, la quale proprio al fine di prevenire il fenomeno della ludopatia, ha dettato disposizioni in materia di apertura e gestione delle sale giochi.